Ciao a tutti amici di Lega Nerd e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo ad aprire delle bustine speciali che ci ha mandato Wizards of the Coast dell'espansione di Magic the Gathering dedicata al Signore degli Anelli. Ci hanno mandato esattamente gli starter deck, un pre-release kit e abbiamo anche un po' di pacchetti di busta dell'espansione. Ovviamente andremo a vedere anche le tipologie di carte che ci sono all'interno, le varianti che possiamo trovare. Siamo già certi che non troveremo l'unico anello qui perché l'hanno già trovato purtroppo, ma anche perché non si trova in questi pacchetti ma nei collector booster. Quindi bando alle ciance, andiamo ad aprire i pacchetti e dopo vediamo singolarmente ogni carta. Iniziamo con l'aprire quindi il kit iniziale, che sappiamo contenere due mazzi starter e altre cose. Questi sono i due mazzi iniziali, uno è su Aragorn e Arwen e uno è su Sauron, l'occhio senza palpebre. Dentro c'è anche un piccolo libricino che spiega un po' le regole di Magic. Due portamazzi da assemblare, in realtà in modo anche molto veloce, forse per gli altri. Ma andiamo a vedere subito la parte diciamo un po' più corposa, che sono le carte. La carta iniziale ovviamente è questa leggendaria, che tra l'altro è una creatura leggendaria. Ci sono dei token cibo, altre carte esplicative e ovviamente il mazzo. Il mazzo iniziale appunto è bianco-verde, uno di due almeno. Come possiamo vedere ci sono carte come Frodo, eroe determinato, Gandalf, cavaliere bianco, Galadriel, la donatrice, anello di Bilbo e via discorrendo. Ovviamente è un mazzo molto basico, fatto apposta per chi magari vuole avvicinarsi a Magic senza però averlo mai fatto in precedenza, solo perché magari è un fan del Signore degli Anelli. Questo che vedete invece è Sauron, l'occhio senza palpebre, e ovviamente essendo un mazzo nero-rosso al suo interno troviamo carte come Gollum. L'impresa più difficile di portare l'anello sul Monte Fato. Ok, era al contrario, ecco perché era difficile. Come vediamo c'è Gollum, guida cospiratrice, Re Stregone portatore di rovina, Fiamme del Monte Fato e sempre via discorrendo, un mazzo nero rosso con delle terre base e via. Se questo è un kit un po' appunto come abbiamo detto starter, di certo non lo sono il pre-release pack che ci hanno mandato e i pacchetti che ci hanno inviato, busta dell'espansione. Partiamo subito dal pre-release pack. Questo è stato dato ai giocatori che hanno partecipato all'evento di pre-release, che di solito avviene una settimana prima del lancio delle bustine nei negozi. Ovviamente c'è un packaging fatto appositamente con una frase iconica. Dentro troviamo dei token da staccare dalla confezione e ovviamente una sorta di portamazzo che contiene all'interno un dado segnavita. A differenza dei classici D20, questo ha i numeri conseguenziali perché è fatto apposta per segnare i punti vita. Una spiegazione del mazzo pre-release, un divisorio per mazzo e side, un pacchetto speciale che contiene delle carte promo e la bellezza di 6 pacchetti busta per draft che sono diversi dai pacchetti busta dell'espansione. In questo troverete 15 carte, di cui una rara o mitica. In questo troverete 12 carte, ma ce ne sono più di rare e mitiche, quindi diciamo costano anche un po' di più. Apriamo subito il pacchetto delle promo perché è quello dove possiamo trovare alcune delle migliori carte, se ci dice bene. Ok. Halfling meravigliata, questa è una full art come potete vedere, e la spiegazione dell'anello, quindi niente anello promo. Proseguiamo con l'aprire adesso i pacchetti busta per draft. Ingannare il messaggero, falciatrice Took, coraggio di Pipino, cani da guardia dei funghi, lanciere Aradrim. Ci avviciniamo alle non comuni, eccola, una, due, tre, e abbiamo trovato come prima carta Gimli vendicatore addolorato, una rosso verde a 3, un 3-2. Poi c'è una foil non comune, la terra e un token. Conforto di Smeagol, ragno di Bosco Atro. Oh, una full art, molte separazioni. Queste full art in alcuni casi compongono quella che può essere un'immagine complessa composta appunto da più carte. Arriviamo alle non comuni, già vedo una cosa figa lì dietro. Svelto Lampo, Ent Frettoloso, Eomer del Riddlemark e troviamo Halfling Meravigliata, una carta che abbiamo già trovato promo, questa è la versione standard, una terra full art. Queste terre full art in questo caso hanno delle parti di mappa del mondo del Signore degli Anelli e ovviamente un token. Smeagol in versione speciale, come potete vedere ha una sorta di grafica diversa dalla classica. Un'altra halfling meravigliata, possiamo fare 4 per a breve.
questo me lo sento che è bello. Fiamma di Anor, una full art, è un istantaneo, un'altra terra figa. Ultimo pacchetto, busta da draft, come abbiamo detto sono quelli da 15 carte di cui una rara o mitica, quindi la parte bella arriva alla fine, ma nel frattempo iscrivetevi al canale di Lega Nerd, mi raccomando, attivate la campanellina, condividete il video e lasciate anche un commento perché magari ci portate fortuna per i prossimi unboxing. Un anello per domarli, questa è una saga, una carta saga, quindi ha degli effetti a catena, poteva dirci molto 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 meglio. Ora apriamo i pacchetti, busta dell'espansione. Troviamo anche un'altra differenza in questo caso, delle illustrazioni, ovviamente collezionabili, sono numerate. Ce ne sono 81, questa è la 79esima. Una full art Coraggio di Pipino, la rara Sauron il Negromante, non comune foil, iniziamo molto 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 male. Altra full art, terra normale. Gandalf amico della contea, non comune però variante, Frodo flagello di Sauron e una foil comune. Full art firmata, queste firme dorate, terra. Cavalieri, questa qua è tipo uscita 20.000 volte nei pacchetti che ho visto. Fiala di Galadriel e una comune foil. Full art. Questa è iconica comunque, non puoi passare. Meriadoc Brandybuck, non comune al Tenerif, Guerra dell'Ultima Alleanza e i Cavalieri di Dol Amroth, sempre in versione... Nei pacchetti busta dell'espansione potreste trovare anche carte di vecchie espansioni, questa in questo caso è l'Orwin, e sono in inglese ovviamente. Terra speciale. Crebain di Dunland, non so se si pronuncia così, io sono a zappa con i nomi. Una mitica finalmente, Arwin, Regina Mortale. Poi abbiamo la non comune foil, ovviamente mai una gioia, magari due rare, tre rare. Artwork. Terra foil, ovviamente normale. Meriadoc Brandybuck, full art alternativa. Cotta di Mithril, non comune foil. Un'altra artwork, un'altra terra foil normale. Molte separazioni che mi sa che già avevamo trovato anche questa. Sauron l'Oscuro Signore, una carta tricolore, creatura leggendaria, una non comune foil e una rara vecchia espansione, non mi ricordo nemmeno che espansione è questa. Gli ultimi tre pacchetti, speriamo bene, ma inizia a perdere, diciamo, le speranze. Terra speciale, molte separazioni, Baradur, versione rara, full art, Fioritura dell'Albero Bianco, il primo pacchetto doppia rara, comune foil. Penultimo pacchetto, i Nazgûl, Elanor Gardner rara, Loto guardacontea corrotto raro e comune foil. E ultimissimo pacchetto, l'ultima speranza di trovare qualcosa di decente, anche se ormai le speranze sono completamente state dissipate da carte davvero brutte, Corno di Gondor, di nuovo Loto e una rara tipo vecchissima, The Nine Wind. No, God! Insomma, poteva decisamente dirci meglio, almeno in termini di fortuna. Non siamo stati così baciati, diciamo, dal destino e l'espansione poteva darci qualche gioia in più, ovviamente mai nemmeno una, ma comunque abbiamo avuto la fortuna, nella sfortuna, di trovare tutte le tipologie di carte che potete trovare dentro l'espansione. Andiamo a vedere un po' insieme. Ora, ovviamente è Magic the Gathering, quindi le carte base le troverete sempre. Sono carte standard, classica confezione, nessun problema. Quindi questa in questo caso è una mitica verde e bianca, è su Arwin e come potete vedere è una classica carta. Abbiamo trovato anche una carta versione promo del pre-release che in realtà è molto standard, se non per il fatto che ha un taglio qui nell'immagine che evidenzia la partecipazione al pre-release. Come in tutte le espansioni di Magic, specialmente nei pacchetti speciali ormai, quindi i booster dell'espansione e i collector booster, troviamo le carte full art, come in questo caso, carte che non hanno un bordo e mostrano un'immagine completa con ovviamente tutti i dettagli della carta in basso, ma è un'immagine completa. La cosa particolare di questa espansione è che alcune di queste carte compongono
dipinti, tra virgolette, cioè delle scene del Signore degli Anelli che sono create dall'avvicinamento di queste carte in una sorta di ordine conseguenziale. Ce ne sono varie, una è molto grande, è fatta tipo da 15-16 carte, altre sono un po' più piccole, quindi nel caso trovaste queste carte full art, mi raccomando, controllate bene perché forse potreste avere un bel dipinto da appendere nella vostra camera. Un'altra tipologia di carte è questo artwork alternativo che mostra una grafica stile Signore degli Anelli con tanto di cerchio e incisione elfica. Queste carte qui ci sono di varie tipologie, le abbiamo principalmente sui personaggi importanti, come in questo caso Sméagol. L'ultima carta, che non è una carta da giocare con degli effetti ma è una terra, sono queste terre Variant, sono delle terre speciali composte da una parte della mappa della Terra di Mezzo, quindi in questo caso, nonostante la carta è in italiano, la mappa è disegnata in inglese, quindi ha le scritte e i nomi in inglese, però ce ne sono di varie tipologie e tutte insieme conformano una bellissima mappa della Terra di Mezzo. Abbiamo anche parlato delle carte artwork che si trovano soltanto nei pacchetti booster dell'espansione, che sono, come abbiamo detto, 81 e sono vari artwork presi dalle carte e sparati, diciamo, in versione full art, come potete vedere in questo caso. Anche in questo caso non siamo stati fortunati, perché sono degli artwork molto molto belli e non li abbiamo trovati, però dai, ci accontentiamo. Vi ringrazio di aver visto il video fino a questo minuto, io ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina, condividere il video, mettere mi piace e perché no anche commentarlo, dateci suggerimenti, consigli, cosa che volete vedere o non volete vedere su questo canale. Ovviamente torneremo a parlare nel corso dei prossimi mesi di tanti argomenti qui su questo canale YouTube, quindi aspettatevi giochi di carte, di ruolo, videogiochi, cinema, intrattenimento, serie TV, streaming, ma anche scienza e tecnologia ovviamente. Ci vediamo ovviamente oltre che sul canale YouTube, anche sul sito www.leganerd.com.